Bentornati al Palamacchia per il match, il derby fra CFC Livorno e Basket Golfo Piombino. I padroni di casa di Livorno guidano 35-30 sugli avversari. Una bella partita, molto godibile finora, con uno scambio di colpi da una parte e dall'altra. Piombino che ha trovato nel primo quarto un leggero vantaggio, ma la seconda frazione è stata decisamente livornese. Comunque, ripeto, una partita molto godibile e anche molto divertente. Come detto in sede di anticipazione, Piombino presenta 4 ex, Iardella e Gigena Venucci Persico, che ripetiamo erano parte del quintetto dello scorso anno della CFG. Velocemente andiamo a vedere due statistiche. Per Livorno ci sono già 16 punti di uno scatenato Giampaoli, con 6 su 14 al tiro, già 9 triple tentate, 3 delle quali a bersaglio, 9 anche punti di Ravazzani, accompagnati come sempre da tanti rimbalzi, 7 in questo caso. Per Piombino invece ci sono 11 punti di Persico, che ha giocato molto bene in area pitturata, poi 7 punti di Gigena, che ha mostrato come al solito grandi doti tecniche, che ovviamente non sono la novità, 6 punti per Alessio Iardella uscendo dalla panchina e 4 per Mattia Venucci, che aggiunge anche 2 rimbalzi e 2 assist. Ma si torna adesso a giocare, il possesso per Livorno, che adesso attaccherà alla sinistra del vostro teleschermo. Ok, dice l'arbitro, si può ripartire. In campo per Livorno Giampaoli, Banchi, Mariani in possesso di palla, poi Artioli e Ravazzani. All'uscita per Giampaoli, che va a perdere palla, e la riconquista Persico, che è in campo con Venucci, Pedroni, Gigena e Camillo Bianchi, che va qui a penetrare, poi scarica di nuovo per Venucci. Grande azione difensiva di Banchi, che anticipa il passaggio di Venucci in post basso, poi Mariani si invola, trova Banchi da 3 punti in and out, vola al rimbalzo però Artioli, ma è bravissimo Gigena di tempo e a recuperare il rimbalzo. Va a subire anche il fallo di esperienza, se c'è un fallo di esperienza lo avete appena visto. Maestro anche in questo, ma Gigena, nel raccattare falli da situazioni che onestamente non lo vedono molto pericoloso. Qui invece esce dai blocchi, poi Venucci che va nell'angolo, ancora lo screen incrociato per il post basso di Gigena, ancora un fallo segnalato dall'arbitro e ancora una volta è Artioli a essere punito da quelli in grigio. Terzo fallo per lui, questa non è una grande notizia per Livorno, che ha già Marco Perin in panchina con 3 penalità. Chiaramente difendere per Giorgio Artioli su Mario Gigena non è cosa più facile del mondo. Il cambio sui blocchi fra Mariani e Giampaoli, l'uscita di Venucci inseguito appunto da Mariani, poi Mattia con 2 finte, poi va a commettere un'infrazione di passi inusuale per lui, e palla ancora una volta recuperata dalla buona difesa di Livorno, che con Banchi e Giampaoli sta mettendo grande pressione sul perimetro. Lo schema chiamato per Livorno, l'uscita per Mariani, poi fronteggia per un attimo Ravazzani e frazione di passi, questa netta per Artioli, che ha mosso il piede perno prima della partenza, prima di mettere palla per terra. Un errore da una parte e un errore dall'altra. Si riparte quindi con Venucci, punteggia ancora sul 35-30 per Livorno. Gigena in uscita, poi Venucci,
poi Persico, questo è il suo tiro, infatti va a bersaglio con grande eleganza e sicurezza. Come detto, grandi doti tecniche per questo giocatore. Darian, poi Ramazzani va a scaricare per Mariani, questo è un tiro che deve prendere, però la lotta al rimbalzo premia ancora una volta la CFG, che con Artioli e Ramazzani sta facendo un buon lavoro. Qui Banchi va a scaricare nel traffico la deviazione di Piombino, e 5 secondi solamente per tirare per la CFG. Rimessa affidata al giovane Alessandro Banchi. Giampaoli dovrà forzare, ben difeso da Pedroni, va a comunque con grande presenza a tirare, a prendere anche il ferro. Rimbalzo però di Piombino, che vuole spingere con Belucci, solita piroetta, poi va fino in fondo a subire il fallo di Mariani, che accusa anche un colpo al volto. Niente, assolutamente niente di grave. Due tiri liberi per Mattia, che probabilmente vorrà essere più aggressivo rispetto al primo tempo, dove onestamente è stato un po' al latere della partita. Tiro libero a bersaglio per lui. Lui è un grande tiratore di liberi, ma come detto nel primo tempo ci sono stati non pochi errori da una parte e dall'altra. Per Piombino 6 su 10, per Livorno 10 su 14. Chi sbaglia appunto Venucci, ma va poi a recuperare la palla Giampaoli, che la salva sulla linea di fondo, e fallo adesso fischiato a un giocatore di Livorno, precisamente a Leonardo Mariani, sulla palla vagante che è stata ben difesa e recuperata da Piombino nella persona di Pedroni. Deve uscire adesso Artioli, perché ha tre falli pendenti sulla sua testa. Rientra un altro giovane talento della Fucina Labronica, ed è zona per Livorno, a fronte Bari. Persico che si muove sul pieripenno, poi no look, lo scarico per Venucci, che va a penetrare, a sbagliare con la mano destra, e poi palla rubata con grande intelligenza e furbizia da parte di Bianchi, che poi va a segnare i due punti più comodi della serata. Piccherolla ancora con Giampaoli, che trova il tiro, va corta anche in questo caso. Tanti tiri per Giampaoli, ma così che deve essere. Poi Venucci che spinge, pensa al tiro, poi trova Gigena, la finta su, le finte su Creati, che difende bene stavolta, poi lo scarico per Pedroni da tre punti, l'errore, Camillo Bianchi è da solo al rimbalzo e lo controlla con facilità. Extra possesso per Piombino, a Venucci che va a trovare Persico con mismatch su Mariani. Edoardo però si mangia un canestro già fatto praticamente, e arrivano dall'altra parte. Banchi che si allinea per servire Ramazzani, che vuole spazio, poi il fallo subito da Creati. Ramazzani era uscito abbastanza bene dal raddoppio, anche se ha un po', diciamo, la palla è stata un po' sporcata dalla difesa piombinese. Time out sul campo, 35 pari il punteggio.